positivo e poco di negativo. Ripartiremo con grossissimo entusiasmo. È evidente che potremmo anche pagare un attimino lo sforzo a livello emotivo, però quello che stiamo facendo quest'anno ha dell'incredibile. Voi lo sapete bene come siamo partiti all'inizio anno. Obiettivi erano obiettivi non ben delineati, non avevamo obiettivi in campionato. Gli Hot League ci dicevano quanti punti potevamo fare, uno, due, e invece siamo riusciti a arrivare agli ottavi, a venire a giocare una partita del genere con questa intensità e con questa bravura. E in campionato siamo quarti, adesso ci giocheremo comunque le restanti partite, ce le giocheremo fino alla fine, sicuramente resteremo lì agganciati per poterci giocare in playoff, che per noi sarebbe un obiettivo eccezionale, visto e considerato insomma quali erano le premesse di inizio anno. Mister, queste lacrime che stasera fanno tanto male possono essere comunque uno step importantissimo per il futuro di questi ragazzi, imparare da questi errori, dalla... comunque stasera hanno dato il massimo, però sicuramente si forma anche un gruppo così. Sui social network stiamo leggendo anche gli assenti, i ragazzi assenti stanno confortando naturalmente gli sconfitti, esce fuori un grande gruppo, però da oggi devono guardare avanti perché queste lacrime possono trasformarsi in altro. Ma questo è diciamo quello che io ho detto e dirò ai ragazzi. Queste sono partite che ti forgiano, ti formano, sono partite che ti fanno diventare veramente grande. Vedere quando abbiamo preso gol, tutti i ragazzi a terra, non ce n'era uno che è rimasto in piedi. Tutti per terra, sdraiati, a piangere, in quel modo lì, anche per un allenatore, cioè, ti fa sentire veramente il loro papà. In questo momento io devo fare anche questo e comunque i ragazzi da questa esperienza ne verranno fuori fortificati sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto diciamo morale e a livello proprio di personalità, perché venire a giocare qui una partita del genere non è da squadra normale. Se pensiamo tutte le squadre che sono venute qui, io credo che nessuna squadra ha messo in difficoltà così Real Madrid. Se andiamo a guardare i numeri, la Juve ne ha presi 6, il Galatasaray ne ha presi 4, l'altro ne ha presi 2. Noi abbiamo perso all'ultimo secondo, anzi oltre i 10 secondi che la partita era finita, con veramente mettendo paura a una squadra del genere. I ragazzi devono essere, e noi tutti dobbiamo essere orgogliosi. Il fatto che anche gli altri ci diano una mano e che ci hanno fatto tutti questi complimenti ci rende ancora più orgogliosi. Gli applausi dei tifosi del Napoli che sono arrivati fino qui a Madrid sono stati veramente eccezionali e adesso ripartiremo. Comunque il napoletano lo sappiamo tutti, ormai io sto giù da 2 anni e mi sono integrato in modo eccezionale, il napoletano è questo, il napoletano non molla mai, ha un cuore grandissimo e da queste situazioni ci si rialza solo ed esclusivamente essendo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Avrebbe fatto meno rabbia perdere 4-0, 5-0 con un risultato più rotondo o così all'ultimo secondo? Ma a livello di rabbia è normale che se tu perdevi e ti schiacciavano, che rabbia avevi? Solo ed esclusivamente la consapevolezza di essere inferiore, mentre così ti fa sentire grande perché hai giocato alla pari contro una delle squadre più forti del mondo. C'è tanta rabbia perché l'hai persa in quel modo lì, perché ti ho detto ci hanno tolto un sogno, perché il sogno era lì a portata di mano, noi dovevamo solo ed esclusivamente battere i calci di rigore perché la partita era finita, cioè la partita era 94 e 8 secondi, 10 secondi, quindi quando esce la palla fuori dal calcio d'angolo e viene ribattuta l'arbitro deve rischiare. Purtroppo per noi è uscita
fuori questa parabola, questa calciata al volo così, ha preso il gol che se calcia ancora così 100 volte, 99 sbaglia, e purtroppo ci hanno negato un sonno. E questo, però è normale che io preferisco perdere così, ve lo dico sinceramente, preferisco perdere al 94esimo a tempo scaduto, a testa alta, da napoletano vero, quello che siamo naturalmente, e invece di perdere 4-0 senza lottare e senza storia. L'ultima? Sì, Ramis diceva che l'ha impressionato lo spirito collettivo della squadra, la compattezza, l'unità. Può essere questa la chiave di questa prestazione, che poi secondo me nasce da un percorso di crescita. Mi ricorda anche la partita di Dortmund, dove si è arrivata la sconfitta lo stesso, ma quel secondo tempo fu proprio questa crescita che abbiamo visto oggi. Ma noi dobbiamo giocare così, noi non possiamo non essere organizzati. Noi, avendo i 10 anni in meno alle altre squadre, anche in campionato, loro ci giocano con i fuori ruolo, con i 3-94, i 95, noi giochiamo con tutti i 95, con tutti i 96, solo due 95, anche qualche 97. Noi possiamo solo competere con gli avversari essendo organizzati, essendo gruppo, essendo squadra. Noi lavoriamo tutta la settimana per poter andare in campo, sapere ognuno quello che deve fare. A volte bisogna essere anche camaleontici, come è successo oggi, perché se tu perdi tutti i duelli individuali e loro fisicamente, tecnicamente, oggi il primo tempo c'erano superiori, tu a livello tattico devi cambiare qualcosa, questo sta all'allenatore doverlo fare, e un allenatore deve prendersi le proprie responsabilità cambiando. Noi abbiamo cambiato il secondo tempo e la partita l'abbiamo rovesciata, perché il secondo tempo loro erano in netta difficoltà, noi abbiamo rischiato pochissimo il secondo tempo. E invece siamo stati molto propositivi, e siamo arrivati alla conclusione tante volte, potevamo anche vincere la partita, e quindi noi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso qua. Il mio orgoglio è quello di aver costruito una squadra che in qualunque situazione sa quello che deve fare, a partire dai calci piazzati, a partire dalla fase di non possesso, dalla fase di possesso, tutti sanno e siamo organizzati per poter andare a lavorare e a mettere in difficoltà gli avversari. Quando non riusciamo, sta a noi trovare la chiave. Nel secondo tempo noi abbiamo trovato questa chiave cambiando e essendo bravi ad assorbire il cambiamento. È normale che noi abbiamo come riferimento Benitez, e questo lo voglio sottolineare, perché noi giochiamo col 4-2-3-1 come la prima squadra e siamo fieri di farlo. Io vado a vedere gli allenamenti della prima squadra tutti i giorni, lavoro come lavorano loro, cerco sempre di andare avanti e di portare naturalmente i concetti e la filosofia della prima squadra. È evidente che fa parte della crescita anche lavorare a livello tattico e cercare soluzioni per poter far maturare questi ragazzi e per poterli portare a diventare grandi. Quindi noi, tutti i ragazzi che andranno in prima squadra e che si allenano con la prima squadra, vanno lì e magari sanno quello che devono fare, perché noi seguiamo i dettami tattici di Benitez, che è l'allenatore, un top allenatore, è un allenatore da cui uno può solo che imparare e deve avere come riferimento. Mister, buona serata. Faccio complimenti ai ragazzi, perché abbiamo fatto tantissimi chilometri per essere qui, però ci hanno resi orgogliosi, quindi questo è una cosa che mi rende orgoglioso anche a me, perché quando i tifosi e quando le persone che ci seguono si divertono e sono orgogliosi di quello che facciamo, vuol dire che stiamo lavorando bene e vuol dire che siamo naturalmente sulla strada giusta. E questi ragazzi matureranno, io spero che tantissimi di loro diventeranno giocatori importanti, perché oggi hanno dimostrato di essere squadra e noi tutti abbiamo dimostrato di svolgere un grande lavoro. Voglio sottolineare un'altra cosa, se è possibile, perché questo è un altro aspetto importante. Quest'anno noi lavoriamo veramente da staff, cioè da squadra. Io ho uno staff
veramente coeso, il mio secondo, il preparatore dei portieri, ci riuniamo veramente ogni giorno per poter valutare e lavorare come si lavora in squadre importanti. E quindi ringrazio il mio staff, ringrazio lo staff medico che ci ha messo a disposizione tutto, ringrazio naturalmente anche tutte le persone, il magazziniere, tutti quanti quelli che ci stanno attorno, e cercheremo comunque di lavorare ancora così. Noi la partita oggi, devo dire, l'avevamo preparata in un modo e poi dopo l'abbiamo giocata in un altro, e quindi abbiamo fatto un lavoro eccezionale perché ci si è studiati ogni sera l'avversario, col mio secondo, col preparatore dei portieri, il preparatore atletico, abbiamo fatto nottate, le 3, le 4 di notte per poter venire qui e giocare in questo modo. Ne è valsa la pena, vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto sta dando i risultati e anche di questo sono